sulle mani grida Celvison, tutto l'amore del Morra. Nella serata di ieri, a Vallo della Lucania, in piazza Vittorio Emanuele, è stata presentata ufficialmente la Celvison, formazione che per il nono anno di fila sarà presente nel torneo di Serie D. La parola, al margine della serata, è andata, a poche ore dal debutto ufficiale in campionato, al tecnico del sodalizio rossoblù, Alessio Martino. Beh, ci siamo, presentazione ufficiale, domenica inizia il campionato, un bel momento. Sì, sono contento, ovviamente fiero, e poi mi ha fatto piacere ovviamente non solo i complimenti ma la vicinanza che c'è stata e l'organizzazione, dobbiamo essere all'altezza. Siamo pronti ad affrontare questo campionato? Sì, dobbiamo esserlo, dobbiamo farci trovare pronti, è un campionato difficile. Lo sappiamo, però non ci dobbiamo far scoraggiare, dobbiamo essere uniti e dobbiamo, secondo me, essere positivi, dobbiamo portare più energia positiva perché ce ne servirà tanta e il resto dobbiamo mettercelo noi in campo. Che squadra vedremo domenica in campo per la prima di campionato? Credo che vedremo una squadra che ce la metterà tutta, questo lo posso dire, ce la metteremo tutta. Il nuovo capitano dei Vallesi per la stagione alle porte è invece ufficialmente Francesco Uliano, playmaker al suo terzo anno nel Cilento. Terzo anno nella Celvison, capitano, una bella responsabilità. Ma è una bellissima responsabilità, più che grande. Sono contento di essere il capitano di questa squadra perché è una squadra che comunque ha grande qualità sia umane che calcistiche e domenica lo vedremo contro una squadra forte. Ai nuovi ragazzi, ai ragazzi nuovi che sono arrivati, siccome ti avranno chiesto qual è l'ambiente, insomma, che clima si respira negli spogliatoi, quali sono state le tue parole? No, qua si respira un'aria tranquilla, un'aria serena, ci lasciano lavorare bene, c'è tutto per far bene. E prepariamo partita dopo partita e cercheremo sempre di fare meglio domenica dopo domenica. Abbiamo dato un po' un'occhiata alle altre squadre che affronterete in campo. Dicono che è un po' tosto questo campionato. Ma sapevamo che il girone H è così, l'abbiamo affrontato l'anno scorso, le squadre sono attrezzatissime, si può dire che è quasi una C2, quindi noi dovremmo mettere il nostro impegno per portare a casa già da domenica punti importantissimi e pesantissimi. Ti ripeto, non sarà facile, come l'anno scorso che ci siamo salvati all'ultima giornata di campionato, quest'anno cerchiamo di non ripetere lo stesso errore, ma comunque di portare la nave in porto. Le tue parole ai tifosi? Le mie parole ai tifosi sono quelle di starci vicino, come è successo nel derby con l'Agropoli, e di darci una mano il più possibile anche durante la settimana, incitarci, ma soprattutto faccio un annuncio a tutti i vallesi di starci ancora più vicino come in questi anni.